Quanti sono gli eremiti oggi in Italia? È molto difficile riferire dati di un censimento preciso, anche per una semplice ragione che questa realtà sfugge molto spesso anche ad una ricerca precisa, perché molti di questi eremiti vivono una solitudine tale che proprio non sono conosciuti. Ci sono delle ricerche di studio ben precise, mettendo assieme i dati, soprattutto quelli del sociologo Isacco Turina, possiamo dire che in tutta Italia più o meno si può arrivare a un circa 300 eremiti. Che tipi di eremiti esistono oggi? Dall'esterno possiamo distinguere, volendo, tre diversi tipi di eremiti. Abbiamo innanzitutto un eremita di comunità, dei monaci vivono in uno stesso monastero, sono sottoposti all'autorità di un abate, ma passano la maggior parte della loro giornata da soli. Dopodiché abbiamo un eremitismo che è l'eremita che si ritira dal mondo e va a vivere in cima a una montagna o in una qualche località isolata. Questo eremitismo naturalmente esiste tutt'oggi, molti eremiti scelgono ad esempio di abitare in parrocchie abbandonate, in canoniche non più utilizzate, e quindi si allontanano del tutto da quello che è l'ambiente urbano degli uomini. Però ci sono anche eremiti al giorno d'oggi che scelgono di vivere in città. Questo perché semplicemente la loro esperienza è sempre stata un'esperienza urbana e riescono magari a portare avanti la loro vita di preghiera e di raccoglimento anche in città, perché effettivamente, se vogliamo, una persona è più visibile quando si allontana dagli altri e si sistema in cima a una montagna di quanto non lo sia quando è persa nell'anonimato delle grandi città. Che cosa ci possono insegnare dal loro eremo? In un mondo nel quale prevale assolutamente l'immagine, l'apparire, e nel quale con grande facilità anche tutti quanti, anche senza accorgercene, ci facciamo calare indosso vesti che non sono le nostre, tutti quanti diciamo siamo alla ricerca di un'identità che poi alla fine si rivela essere falsa, questi eremiti che cosa possono insegnarci? Che forse ciascuno di noi ha la propria identità, non deve poi neanche andarla a cercare tanto lontana, ma l'ha scritta dentro di sé perché è Dio stesso a scriverla. Gli eremiti non vanno in crisi per la loro scelta di solitudine? Sono relativamente poche le persone che permangono nella vita eremitica e che ne fanno una scelta di vita stabile e definitiva. In primo luogo, per motivi esterni, per resistenze che possono incontrare in questo loro progetto, ad esempio, nel caso siano preti, dal vescovo. Un'altra possibile resistenza esterna è data dalla necessità del sostentamento, quindi alcune persone sono costrette a lavorare fino all'età della pensione per poter poi, con una pensione minima, dedicarsi a pieno tempo a quella vita di preghiera che hanno sognato per molti anni. Però ci possono essere anche resistenze interne, nel senso che la vita eremitica è una vita estrema e decisamente non è una vita adatta a tutti. Si accorgono di non riuscire a prosperare spiritualmente in quella vita, ma al contrario, di uscirne in maniera negativa, di uscirne con una certa tristezza o di non trovare tutta quella ricchezza spirituale e vocazionale che si aspettavano di ottenere, e quindi con molta serenità arrivano alla conclusione che quel tipo di vita non fa per loro. Perché nel suo libro li ha definiti gufi nella notte? Nel momento in cui il libro era pronto e mancava ancora un titolo, casualmente mi è capitata tra le mani una poesia che uno degli eremiti mi aveva regalato, tra l'altro scritta da un anonimo. Nei versi di questa poesia ho trovato questa bella definizione. Mi è piaciuto recuperare la figura di questo volatile, strappandola un po' dal mondo della superstizione, della magia, utilizzandola per definire un qualcosa di molto più appropriato. La loro solitudine non è una fuga dalla realtà. La solitudine, per la maggior parte degli eremiti che ho incontrato, non è in effetti una fuga dal mondo. L'eremita lascia un mondo, una mondanità, che è in sé buona in quanto essa stessa creata da Dio, però la lascia in vista di qualcosa di migliore, e questo qualcosa di migliore è semplicemente una vita
più strettamente legata a Dio. Tuttavia, ecco, per alcuni eremiti, per la maggior parte di loro, la solitudine è molto importante come requisito di partenza per evitare semplicemente le distrazioni. Rischia di esserne distolto da quelle che sono per l'appunto le normali situazioni, le normali circostanze del vivere con gli altri. In questo senso la solitudine aiuta molto l'eremita a portare avanti il suo programma di vita e di preghiera. Una vita immersa nel silenzio è una vita improntata a una disciplina della parola, una vita molto attenta a un'etica della parola. E devo dire che questa attenzione, questa severità della parola, per cui le parole diminuiscono, ma quanto più diminuiscono di numero, aumentano di intensità, è forse la lezione più profonda e più duratura che ho potuto imparare dagli eremiti. Ed è, devo dire, un'attenzione etica che ancora riecheggia in me.